tecnica di produzione delle decalcomanie negli anni 30-40 era derivata dal settore industriale. La decalcomania era l'unico modo per decorare superfici non piane, quindi macchine utensili, le macchine da cucire, serbatoi delle moto, che in quegli anni cominciavano ad essere prodotti in quantità tali da non consentire più l'uso della decorazione a mano che si usava in precedenza. Alle aziende venivano forniti questi fogli di carta permeabile all'acqua, su cui veniva steso uno strato di colla organica, in genere albumina, che le rendeva lucide al tatto, e su questo supporto venivano poi stampati con sistemi litografici o mediante le prime rudimentali tecniche di serigrafia i vari colori, capovolgendo l'immagine in modo tale che alla fine quello che rimaneva in vista era il retro del fregio da trasferire. Questa tecnica si chiama backface, cioè la faccia dietro, ed era tipicamente usata in quell'epoca in cui non esistevano resine abbastanza sufficienti da consentire lo spostamento, il trasporto dell'immagine. Per facilitare l'applicazione, quindi, sul lato opposto veniva stampata un diagramma che ricalcava esattamente forme esterne e ingombri dello stemma, del decoro da trasferire, e consentiva quindi all'operaio di posizionarlo correttamente. C'erano gli assi principali per determinare l'esatto orientamento, lo stemma dell'azienda produttrice e alcune informazioni come il lotto di produzione, l'anno di produzione e così via. Ora noi dobbiamo procedere all'applicazione di questa decalcomania, che ricordo è un originale, quindi anche un valore storico, cercando di non rovinarla e seguendo alla lettera le informazioni contenute nei fogli tecnici che ci sono stati cortesemente forniti dall'amico Bruno Focchesato, collezionista di manualistica militare, che prevedono un certo processo e che prevedono appunto che questo foglio su cui abbiamo la carta, lo strato di albumina solubile con l'acqua, tutti gli strati di inchiostri sovrapposti uno con l'altro a registro e un ultimo strato di questa vernice bianca non solubile l'acqua ma solubile al solvente, dicevo, prevede la procedura che questo foglio venga schiacciato su una superficie precedentemente verniciata con il flatting prima che il flatting sia asciutto, in modo tale che il solvente del flatting vada ad incorporare tutto l'insieme degli inchiostri e del supporto che sostiene gli stessi, ma non riesca a penetrare nel foglio di carta che è reso impermeabile alla colla e al solvente della flatting da questo strato di albumina. Successivamente, una volta che la vernice è asciutta, andremo, come da procedura, a bagnare il retro del foglio lentamente fino a farlo impregnare d'acqua e quindi a sciogliere lo strato di albumina, che diventa quindi uno strato non più adesivo che ancora gli inchiostri, ma uno strato gelatinoso, fluido, che consente quindi, dovrebbe consentire, la rimozione del foglio e la permanenza dell'immagine, che a questo punto è diventata dritta e colorata, sul pannello sul quale lo abbiamo trasferito. Le moderne vernici per flatting si trovano nei comuni colorifici, sono prodotti industriali realizzati con ovviamente tecniche moderne, ma in linea di principio hanno le stesse caratteristiche fisiche, per cui tentiamo di seguire queste istruzioni nell'uso, nella stesura. Magari faremo più campioni sui quali testare diversi tempi di essiccazione e poi vedremo il risultato e sulla base di quello procederemo a testare la stessa procedura sull'intero decoro che dobbiamo trasferire. A questo punto prendiamo il foglio della decal e cominciamo un po' a sacrificarlo. Immagino l'orrore dei collezionisti, ma lo facciamo in nome
della conoscenza e dell'approfondimento su questa simbologia e su queste tecniche che presentano ancora molte incognite. Naturalmente, prima di fare questa operazione abbiamo provveduto a fare due scansioni di altissima qualità di entrambe le facce in modo da documentare lo stato iniziale del materiale. Abbiamo quindi ottenuto quattro campioni di questa carta trattata con l'albumina sulla quale poi abbiamo trovato l'applicazione dello stemma. Ora, nelle istruzioni si parla di applicare lo stemma sul flatting dopo un'ora dalla sua stesura. Per evitare dubbi, facciamo un test basato un po' su una metodologia scientifica. Quindi, qui applicheremo la carta dopo un'ora, qui dopo mezz'ora, qui dopo 15 minuti e qui subito. Questo perché? Perché vogliamo capire se, e non lo sappiamo, se i tempi di evaporazione dei solventi di questo flatting sono gli stessi di quello che si usava 60-70 anni fa. Chiaramente, se nella normativa fornita ai reparti si è ritenuto di scrivere che l'applicazione va fatta un'ora dopo che è stata stesa lo strato di flatting, questo era per evitare, o perché probabilmente l'applicazione col flatting troppo fresco poteva compromettere o magari deformare, avendo una quantità di solvente molto alta, le superfici del decoro. E vediamo l'effetto della pennellatura sulla superficie. Ecco qua, facciamo questa prima campitura. Una delle caratteristiche del flatting è proprio dovuta alla sua viscosità, che lo rende molto facile da applicare in quanto tende a distendersi naturalmente in maniera uniforme. E cominciamo subito ad attaccare il primo campione sulla campitura, dove c'è scritto subito. Lo adagiamo. Una delle cose importanti è evitare che si sposti nel momento del trasferimento, perché questo potrebbe deteriorare il disegno. Qui ovviamente non abbiamo il disegno, quindi la cosa è marginale. Probabilmente l'indicazione di fare questa operazione dopo un certo tempo, quando la vernice era già parzialmente asciutta, era dovuta al fatto che diventando più viscosa diventa anche più adesiva, quindi facilita questo compito. Un dato che potrebbe essere interessante da considerare è quello che il pezzettino su cui non c'è inchiostro stampato dal lato opposto tende a non attaccarsi al fondo, per cui questo potrebbe stare a significare che in effetti l'albumina sta ancora facendo il suo lavoro di isolante per quanto riguarda le superfici non stampate. Trascorso un quarto d'ora e in effetti il fondo della vernice sta cominciando a diventare più viscoso e più adesivo, quindi applichiamo il campioncino sulla porzione contrassegnata con 15 minuti e vediamo che rispetto al primo tende già ad aderire perfettamente su tutta la superficie senza rischiare di assorbire solventi, come è già successo nel primo che abbiamo applicato. La superficie della vernice si è ormai stesa quasi a specchio e la viscosità è molto simile a un adesivo. Quindi procederei ad applicare l'ultimo dei quattro campioni, che come vedete rispetto al primo si adagia e non si muove più, proprio perché l'effetto di ritenzione dell'adesivo è perfetto. Ora non ci resta che aspettare un paio d'ore che si essichi completamente la verniciatura
del flatting e poi procederemo alla rimozione della carta. La superficie del flatting è perfettamente asciutta, non ha più l'effetto adesivo che aveva all'inizio. Come si può vedere, abbiamo raffrontato il risultato dei quattro campioni applicati in tempi diversi. Probabilmente la quantità di solvente presente nella vernice appena stesa è tale da riuscire a penetrare la carta ed ad alterarne la struttura. Nel secondo campione, applicato dopo 15 minuti, il problema si manifesta ma in forma molto più contenuta. Probabilmente il bordo della carta costituisce una zona di ingresso dei solventi ancora liquidi. In quello applicato alla mezz'ora non ci sono praticamente tracce di contaminazione e nell'ultimo non c'è assolutamente nulla. Quindi probabilmente l'ora di tempo raccomandata tra la stesura del flatting e l'applicazione del foglio di decalcomania aveva anche un significato. Ora cominciamo a bagnare lentamente i vari campioncini in modo da diluire con l'acqua attraverso il foglio di carta lo strato di colla organica, quindi di albumina, che tiene la carta attaccata non tanto alla vernice, che come vedete non l'ha mantenuta attaccata, ma al pacchetto dei colori che costituisce il disegno, perché quello è il problema. Noi potremmo anche togliere a secco la carta, ma in questo modo rischiamo di strappare via parti di colore. Alcuni dei campioni cominciano già a ritirarsi perché l'acqua tende a dilatare le fibre della carta, e questo fa sì che questo lievissimo movimento orizzontale vada a delaminare la carta rispetto alla stampa. Proviamo adesso a togliere il primo dei campioni. Come vedete, la carta totalmente staccata dalla superficie sottostante, tranne che per le parti in cui il solvente aveva deteriorato la struttura della carta facendola diventare più assorbente. Ora la carta è libera di muoversi sopra la superficie del flatting. Quelle tracce più scure che rimangono sul flatting non sono altro che tracce della colla organica, che poi vanno rimosse con un leggerissimo passaggio di pulizia. Ed ecco qua, questo è il risultato. Qui abbiamo l'albumina sciolta, si sente come una sostanza viscosa, e la parte residua è rimasta sulla tavoletta. Siamo pronti quindi per provare questa operazione di trasferimento della decalcomania dello stemma sabaudo. È un originale che risale al 1944, è ancora in ottime condizioni. Teoricamente, seguendo le istruzioni dello Stato Maggiore dell'epoca, che indicavano una precisa procedura, ora tenteremo di trasferirla su un pannello bianco. Allora, innanzitutto abbiamo provveduto a stendere su questo pannello di alluminio verniciato bianco uno strato di flatting che è stato steso a pennello e lasciato essiccare per circa un'ora. Questo fa sì che a questo punto il supporto abbia una consistenza un po' più densa di com'è nel barattolo e diventi adesivo, diventi viscoso. Nel frattempo abbiamo provveduto a ritagliare con un cutter la decalcomania in modo da togliere tutte le parti in eccesso di carta protettiva per semplificare poi l'operazione di rimozione della carta. Ora, stando a quello che indica lo Stato Maggiore, noi dobbiamo adagiare questa decalcomania dal lato della stampa, perché come dicevamo precedentemente si tratta di adesivi backface, cioè con la stampa disposta all'incontrario, cioè la faccia visibile è quella a contatto della carta. Dopodiché la spalmeremo, la schiacceremo contro la superficie. Per far questo useremo un foglio di carta politenata che ha un trattamento superficiale appunto in politene che impedisce che questa carta si attacchi alla vernice sottostante. Allora, lentamente adagiamo lo stemma
disponiamo la carta politenata sopra, schiacciamo in maniera uniforme e ci aiutiamo anche con un rullino per far sì che non rimanga aria tra lo strato dei colori dei pigmenti e la massa della flatting. Domani vedremo se la situazione ci consente di procedere. Togliamo lo strato di carta politenata, andremo a bagnare il supporto di carta originale della decalcomania, che piano piano si staccherà dal disegno e verrà via, lasciando in vista lo stemma, che finalmente tornerà a risplendere nella sua completezza, e da questo originale potremo finalmente riprodurre un modello preciso, utile a chi si occupa di modellismo, ma soprattutto a chi si occupa di restauro di velivoli storici o in versione statica o in versione volante. Come previsto, la carta politenata che avevamo usato per proteggere il processo durante l'asciugatura si è già parzialmente staccata, proprio per questa sua caratteristica di avere questo strato di politene che è repulsivo verso gli adesivi, quindi lo possiamo lentamente togliere. Vedete che si sfoglia facilmente senza lasciare traccia sulla retro della decalcomania. La decalcomania, come si può vedere, è perfettamente aderita alla superficie in alluminio verniciata col flatting ed è pronta per essere adesso ripulita dalla carta protettiva. Ora, per evitare rischi di danneggiare gli inchiostri, che potrebbero negli anni avere anche perso alcune caratteristiche di elasticità ed essere diventati quindi fragili, ho pensato di procedere in maniera un po' diversa, meno traumatica, e cioè recuperando la classica vaschetta per sviluppi fotografici che si usava una volta in camera oscura, andremo ad immergere questa lastra in acqua, in modo che l'imbibimento della carta sia una cosa che avviene in maniera morbida, senza sollecitazioni meccaniche. Per facilitare inoltre questo processo, aggiungeremo poche gocce di un qualsiasi tensioattivo, un sapone liquido, all'acqua, in modo tale che favorisca da un lato la penetrazione del liquido nelle fibre della carta e dall'altro la rimozione di eventuali parti di sporco. Aggiungiamo due gocce di tensioattivo, una volta si chiamava emolliente, quando si dovevano asciugare le stampe fotografiche. Ora è il momento della verità. Tra poco sapremo se abbiamo distrutto un reperto storico o se siamo riusciti a recuperare per la prima volta un'immagine reale, autentica, dello stemma in auge nell'era della Regia Aeronautica. Quindi immergiamo lentamente la lastra nell'acqua e aspettiamo. Vedete che la carta è già diventata parzialmente trasparente. Andiamo anche a zoomare un po'. La carta si sta lentamente gonfiando, si sente chiaramente che sta producendo delle grinze, soprattutto nelle zone prive di inchiostro. In effetti si stanno formando delle bolle che non vorremmo andare a sollecitare, ma in certi punti è già possibile vedere il risultato dell'operazione, che ci sembra molto buono.